Oggi vi voglio parlare di un tema molto importante e un tema che mi sta molto a cuore e che spero possa essere d'aiuto a voi, ovvero come si fa a combattere l'ansia pre-gara. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono felicissima oggi di registrare questo video in questa nuova location. Infatti vedete qui le mie medaglie, alcuni dei miei attrezzi, quindi cravette, nastro, palla, fune, cerchio, tutto. E ho creato questo spazio per raccontarvi di me e per fare i miei nuovi video. Vi voglio parlare di un tema molto importante, una delle domande che mi fate più spesso, e cioè come si fa a non essere agitate prima di entrare in pedana? Come si fa a non avere ansia prima di fare l'esercizio e durante una competizione? Qui voglio raccontare un po' la mia storia. Io quando ero piccolina ho iniziato a fare ginnastica che avevo 8, quasi 9 anni ed ero una bambina molto sicura di sé perché ero molto brava a scuola, ero molto brava a fare le cose che facevo extra ginnastica. Quindi le mie prime gare le ho vissute con grande tranquillità e grande sicurezza. Non andarono benissimo perché la mia prima gara arrivai tredicesima se non sbaglio. E la seconda, settima forse, comunque dopo le mie compagne di società. Quindi, diciamo, la presi un po' come un fallimento. Ecco, da quel giorno in poi non ho mai più pensato di vincere una gara, non ho mai più pensato di poter raggiungere facilmente un risultato. E sotto un certo punto di vista ho iniziato ad avere molta paura. Paura che con gli anni poi è peggiorata. È peggiorata. Tanto che arrivavo in gara e rendevo in pedana molto molto meglio di quanto rendessi in allenamento perché avevo proprio paura di entrare e sbagliare. Non capivo perché, cioè mi trovavo veramente ad aver paura, ero grintosa, ero comunque espressiva, ma fondamentalmente tremavo. Questo è aumentato molto nel periodo dell'adolescenza, quindi fino ai 13-14 anni, anche perché poi ho avuto una storia particolare, allenatori che se ne sono andati, situazioni di incertezza, eccetera, eccetera. E come ho fatto poi a imparare a gestire quest'ansia? Come ho fatto a trasformare l'adrenalina, la paura in una forza? È questo quello che dobbiamo fare alla fine, no? Trasformare la nostra paura di gareggiare invece in una forza per fare ancora meglio. Ho letto un libro che vi consiglio, che si chiama The Secret. È un libro che mi regalò la mia allenatrice Olga. E questo libro parla di energia, parla di legge dell'universo. E non è semplice, non sono consigli semplici da seguire, bisogna veramente capirli, bisogna veramente assimilarli per poi farli nostri. Però ci sono delle cose molto importanti che ho imparato che in maniera molto semplice vi voglio spiegare. Per fare bene bisogna pensare bene. Cosa significa questo? Se io voglio gareggiare e fare un buon esercizio, senza perdite, pulito, con le difficoltà fatte bene, devo pensare davvero di farlo così. Perché, per esempio, il mio errore qual era? Era quello che io, prima di entrare in pedana, non pensavo di poter fare bene l'esercizio, pensavo ai lanci che non mi venivano, pensavo, ma io sicuramente sbaglierò quello, non mi viene bene quello, o sicuramente lì avrò paura perché quell'elemento per me è difficile. Quindi mi concentravo sul negativo, mi concentravo sulle cose che non riuscivo a fare. Infatti poi entravo e questa ansia per questi elementi cresceva, entravo ed effettivamente non riuscivo a fare quegli elementi. O li sbagliavo o avevo eccessivamente paura di farli. Quindi leggendo queste parole e prendendo questi piccoli consigli, ho capito che se ho provato, ho detto proviamo a fare un pensiero positivo prima di entrare in pedana. Quindi proviamo a concentrarci sulle cose che invece ci riescono. Provo a concentrarmi su quei passi ritmici. Quei passi ritmici sono passi ritmici che mi piacciono. Ho l'attrezzo in mano, sicuramente quel pezzo lo so fare bene ed è un pezzo che mi piace molto fare. Bene, io prima di entrare in pedana mi concentro su quello. Mi concentro sul fatto che ieri in allenamento mi è venuto quel lancio 5 volte su 6 che l'ho provato. Non mi concentro sul fatto che l'altro lancio magari mi è venuto 2 volte su 5, ma mi concentro su invece quello che mi è venuto bene. Ecco, cambiare il modo di pensare al nostro esercizio e a noi stessi prima di entrare in pedana ha cambiato per sempre il mio modo di affrontare le gare. Attenzione però, imparare questa cosa, metterla in pratica 1 o 2 volte, anche per un anno, non basta. È un esercizio costante.
riuscire a pensare positivo, riuscire a darci energia, l'energia giusta, l'energia positiva prima di entrare in pedana è un allenamento. È un allenamento che io devo fare costante nel tempo. Perché è successo che qualche anno dopo ho perso questa tecnica, non riuscivo più a avere questo pensiero così tanto positivo prima di entrare in pedana, tant'è che è arrivato per me un anno molto buio, che è stato il 2015, dove ho perso molta fiducia in me stessa, dove ho fatto molta fatica ad essere positiva prima di entrare in pedana e ho ripreso in mano quel libro, ho riletto i consigli che mi dava e ho provato di nuovo a mettere in pratica il pensiero positivo. È stato molto difficile perché voi pensate in un momento nel quale siamo tristi, siamo abbattuti, abbiamo un sacco di risultati negativi a scuola, in palestra, con le nostre compagne, con la nostra famiglia. È difficile da lì cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno. E qui scatta un altro errore. Che cosa facciamo noi quando siamo tristi o quando non riusciamo a fare delle cose? Ci appoggiamo a questo stato d'animo e soprattutto tendiamo ad avvicinarci a delle persone che in quel momento stanno soffrendo tanto quanto noi. Quindi, nel momento in cui io mi sento triste, abbattuta, sono in uno stato di negatività, vado più volentieri da una mia compagna che anche lei è nello stesso stato d'animo mio, piuttosto che da una che invece è positiva e gli riesce tutto. Ok? È normale andare da chi è triste come noi. E invece in quel momento dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo fare uno sforzo e cercare di circondarci da persone positive, non abbandonando quelle negative, ma cercando noi di andare verso quelle positive e poi prendere quelle negative e portarle con noi il positivo. Perché se andiamo da quelle persone che sanno anche loro male, che quindi aumentano questo senso di negatività intorno a noi, non ne usciamo più. E quindi dobbiamo cercare di prendere esempio, di prendere spunto, di farci trascinare da chi invece in quel momento è positivo, da chi invece in quel momento riesce a darci la giusta energia, la giusta carica. È vero, perché questo funziona perché noi abbiamo bisogno di visualizzare un risultato prima di ottenerlo. Abbiamo bisogno di credere fermamente in quello che stiamo facendo, di credere che è possibile per noi. Solo in quel modo riusciremo a realizzarlo, solo in quel modo potremo avere la tranquillità, la serenità di essere consapevoli che potremmo raggiungere quel risultato. E per me è stato così, io ho iniziato davvero a vedere, cercare di visualizzare quello che mi stava per accadere in maniera positiva, di allenarmi anche in maniera positiva, di non partire per l'esecuzione dicendo ah, chissà se sbaglieremo quel pezzo, ma partire dicendo sicuramente se ci impegniamo faremo bene quel pezzo. È molto diverso perché formuliamo la frase in maniera positiva, formuliamo la frase in un modo che già di per sé ci dà fiducia. Quindi non ci focalizziamo sugli errori, ma focalizziamoci invece sui punti di forza. È così che si superano, no? I momenti di tensione, i momenti d'ansia. Prima di entrare in pedana non è tanto importante essere sicuri di far bene o avere un carattere super ottimista che è convinto di farcela in qualsiasi occasione. Certo, sarebbe bello, ma non tutti siamo fatti così. Però fondamentalmente il pensiero positivo arriva anche da una riflessione. Ed è la seguente. Se io ho paura, cambia qualcosa? No. Può solo peggiorare. E quindi cosa posso fare? È fuori controllo, no? Non posso controllare la sorte, il fato, il vento che mi sposta il nastro, piuttosto che una mia compagna che mi fa un lancio sbagliato. Non, sono tutte cose che non posso controllare, no? Quindi che cosa devo fare? Devo entrare in pedana fiduciosa, devo entrare in pedana consapevole di quello che invece ho, che è l'allenamento, che è la concentrazione, che sono i miei punti di forza. Questo è il mio grandissimo consiglio. Queste parole possono sembrare banali, ma per me sono state super importanti. Quindi vi prego di farle vostre, fatemi sapere se vi hanno aiutato, pensateci, rifletteteci, perché per me hanno costituito davvero la svolta e quindi mi auguro che possa essere così anche per voi, o almeno di avervi aiutato solo un pochino a sentirvi più leggere prima di entrare in pedana.